lo stadio Beazza di Milano, vi parla Bruno Pizzola per questa prima di Champions League dei campioni del mondo dell'Inter che affrontano i turchi del Trabzonspor. Ecco la formazione dell'Inter che scende in campo con Julio Cesar, Nakatobo, Ranocchia, Lucio, Jonathan, Stankovic, Cambiasso, Zanetti, Snyder, Pazzini e Zarate. Risponde il Trabzonspor con Tolga, Celusca, Giray, Glavoschi, Serkan, Kalman, Zakora, Paolo Enrique, Alazinho, Mirzajewski e Yılmaz. Tutto dunque pronto e vediamo se l'Inter riuscirà a rialzare la testa in Europa in questa prima gara di Champions League di Gasperini e compagni. Tutto dunque pronto, partiti, Cambiasso. Per un lancio che viene fermato sull'asse centrale del campo, Yılmaz manovra il pallone, quindi tocca verso Kolman, attenzione, avanza Kolman, recupera molto bene Cambiasso, quindi scambiano palla nell'area di rigore i difensori interisti, rilancio per Zarate che viene però anticipato da Enrique, avanza Paolo Enrique, tocco verso Yılmaz, c'è il tiro e la palla che termina fuori, rischia subito l'Inter. Intraprendente la squadra turca che senza alcun timore reverenziale si è subito portata in avanti. Rinvio da parte di Julio Cesar, Ranocchia, Lucio, Zanetti, Cambiasso, Snyder prova la conclusione ma è rimpallato il suo tiro. Possono ripartire i turchi. Yılmaz, Paolo Enrique, contrastato e fermato bene da Stankovic e quindi Giray. Pressano i giocatori dell'Inter, costretto un rinvio frettoloso il portiere turco Tolga. Paolo Enrique fermato, va avanti Kolman, fermato anche Kolman, Ranocchia, rilancio verso Zarate ma riprende Giray e quindi può ripartire con Celusca. La squadra turca però capisce tutto, Jonathan, questo terzino brasiliano che al suo esordio di Champions League con la maglia dell'Inter la mette dentro, palla che danza in area, poi Tolga riesce a prendere. Dicevamo di Jonathan, questo brasiliano che fa il suo debutto in Champions League. Zakora, Mazzieschi, verso ancora Zakora, avanza, cerca lo spazio per la conclusione, poi tocca verso un compagno di reparto, però l'Inter fortunatamente riesce a sbrogliare questa azione. Attenzione, Zarate potrebbe darla a Pazzini che si era sganciato. Kolman, ecco Stankovic, avanza Stankovic, dentro per Cambiasso, Snyder, Nagatomo va al tiro, c'è la parata di Tolga, poi spazza via la difesa turca, ancora Inter con Jonathan, Zarate, ottimo questo momento dell'Inter, peccato, ferma tutto il centrocampo turco e quindi può ripartire l'Inter. Comunque Pazzini, attenzione, Pazzini al limite, cerca lo spazio e poi tocca verso Zarate, splendido colpo di testa di Zarate, volo d'angelo, però il portiere turco c'era e ha detto di no. Ottima anche questa azione da parte dell'Inter, forza ragazzi. Cambiasso, Kolman, va alla conclusione Kolman, però tiro che termina altissimo e quindi può rimettere il portiere dell'Inter Julio Cesar. Jonathan, ottima la prestazione del brasiliano sin qui. Cambiasso, altro pilastro di questa Inter. Ranocchia verso Pazzini al limite dell'area, Cambiasso ancora dentro, recuperano i giocatori turchi. Alazinho fermato, recupera però Kolman, molto attivo il centrocampista. Paolo Enrique prova a scendere sulla fascia, poi arriva Celusca, la mette dentro, quindi rinvio da parte della difesa interista, ancora palla nell'area dell'Inter. Kolman, Cambiasso, ancora lui, Zarate scambia con Zanetti, Cambiasso, Snyder prova a farsi spazio, Snyder ma è fermato, quindi riparte
il Trabzonspor, attenzione Vasilio, Zanetti, Stankovic, Nagatomo, Snyder. Squadra ostica questa turca. Lucio, Ranocchia, Stankovic, Cambiasso. Devono assolutamente inventarsi qualcosa i giocatori dell'Inter, perché questa squadra gioca senza paura. Lazinho, punta l'uomo a Lazinho, poi tocca verso Mezzeveschi, si allarga sulla fascia, la tocca dentro, attenzione Zaccora, Zaccora cerca lo spazio, poi Cambiasso riesce a metterla fuori, attenzione palla ancora dentro, Paolo Enrique, Mezzeveschi fermato e quindi Zanetti. Ha rischiato molto l'Inter. Nakatomo dovrebbe colpirli in contropiede, Lucio, Stankovic, Snyder, prova a scendere sulla fascia, Snyder è rincorso da Glowacki e quindi palla che termina in fallo laterale. Attenzione palla dentro, colpo di testa molto bello, l'arbitro dice che può finire qua. Primo tempo, Inter Trabzonspor 0-0. Si riprende per questo secondo tempo Mierzejewski. Ricordiamo il risultato 0-0. Serkan, Glowacki, Serkan, Zaccora, Mierzejewski, Kalman, avanza la squadra turca ancora, Paolo Enrico, senza paura i giocatori, attenzione va il tiro! E palla che termina fuori di poco, Paolo Enrique ha rischiato di portare vantaggio alla sua squadra e l'Inter francamente non sta giocando come solitamente ha abituato i suoi tifosi. Serkan fermato, Pazzini prova ad andare via, Pazzini riesce a tenere palla, Pazzini si gira, poi è fermato da Serkan, ancora Pazzini, quindi può ripartire la squadra turca. Kolman, è incredibile come i giocatori dell'Inter non riescano a trovare le geometrie. Attenzione, c'è questa azione, c'è questa fitta rete di passaggi da parte dei giocatori turchi che poi peraltro riescono ad arrivare in porta. Attenzione Stankovic, Stankovic entra in area, va il tiro, Stankovic fuori misura, peccato, non riesce a concludere degnamente Stankovic, palla che termina fuori. Dicevamo, questa squadra turca che riesce ad arrivare sempre al limite dell'area o peggio ancora dentro l'area interista. Cambiasso, Cambiasso, ottima la partita di Cambiasso, attenzione Cambiasso, tiro, palla che termina fuori di poco, strepitosa azione di Cambiasso e purtroppo la palla è terminata fuori di poco. Grande azione di Cambiasso che senza ombra di dubbio è uno dei migliori in campo, se non il migliore per la sua squadra. Ancora Cambiasso, lotta come un leone su ogni pallone, Pazzini, Pazzini riceve, attende la collaborazione di qualche compagno, troppo solo, fallo su di lui. Sul pallone Dejan Stankovic, prova la conclusione ma il portiere Tolga c'è. Deve proseguire con questi attacchi l'Inter se vuole trovare il gol, con una squadra così coriacea certamente non è facile, ma bisogna assolutamente vincere la partita in casa in una competizione come la Champions League. Intanto esce Julio Cesare, fa su il pallone, sempre 0-0 il risultato. Mezzeschi prova il lancio verso Paolo Enrique, palla dentro e poi c'è la parata di Julio Cesare. Snyder riesce a mettere a terra il pallone, tocca verso Stankovic e chiede la collaborazione di Javier Zanetti, quindi Zarate, Zarate fermato da Girai e quindi Zarate mette la palla in fallo laterale, non è riuscito a portare via il pallone al difensore turco. Girai, Zaccora,
Coleman, o per un lancio verso Alzigno, recupera Nagatomo. Snyder, Stankovic, 72 al nostro cronometro, si lotta su ogni pallone. Yilmaz dentro, attenzione Coleman, Coleman va al tiro, c'è la parata di Julio Cesar. Serkan, Wierzejewski, si libera Wierzejewski, va sul fondo, attenzione, punta l'area, poi lo recupera molto bene la difesa interista, spazza via Julio Cesar. Intanto c'era il fuorigioco di Yilmaz. Alazinho, Coleman, Zanetti opera un lancio verso, niente, riescono a intercettare questi lanci e poi a ripartire con una semplicità incredibile i giocatori turchi. Attenzione, c'è il tiro, il gol, gol del Trabzonspor, incredibile, non ci voleva, si è portata in vantaggio la squadra turca con Yilmaz, che francamente ha fatto un po' poco, quasi invisibili i numeri dietro la maglia numero 24 di Yilmaz. Peccato, Trabzonspor in vantaggio sull'Inter 1-0. Yilmaz, francamente, alla luce di quello che abbiamo visto finora, è un risultato meritato. E vediamo se l'Inter sarà in grado di rimontare questo svantaggio. Pazzini, Yilmaz, ecco l'autore del gol. Apre un lancio, è fermato, poi riesce a recuperare, colpo di testa all'indietro. Zokora, turchi sempre in possesso di palla. Inter che non riesce a immaginare un'azione offensiva degna di nota, e questi che continuano ad attaccare. Paolo Henrique prova il cross, la palla, attenzione, rischiato di finire in calcio d'angolo, poi la difesa interista è riuscita a spazzare via. Inter che sta perdendo una rete a zero in casa contro il Trabzonspor. Pazzini dietro verso Stankovic, a Cambiasso, Zanetti, Jonathan, Zarate. Zarate, potrebbe essere l'ultima azione per l'Inter, attenzione, Pazzini, Pazzini cerca lo spazio, Pazzini è fermato, peccato, può ripartire, ed è finita, l'Inter perde in casa la prima di Champions League contro il Trabzonspor. Inter 1-0, Trabzonspor 1. Da Bruno Pizzolo è tutto, linea allo studio.